Terzo incontro in preparazione al Sinodo Diocesano. Monsignor Sartor, questo evento è un cammino dove insieme costruirete il futuro della Chiesa Aretina. A Castelnuovo per Ardenga si apre la visita pastorale dell'Arcivescovo Fontana nel Vicariato Senese. San Miniato, 7 regioni chiedono l'ingresso della Via Francigena nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Amianto in via Malpighi, la petizione approda al Consiglio Comunale di Arezzo, il Comitato, passiamo dalle parole ai fatti. Il giornalista Andrea Scanzi riceve il premio Civitas Arezzi, troppo spesso questa città si dimentica di essere straordinaria. Bentrovati gentili telespettatori, apriamo il nostro telegiornale di questa sera con il Sinodo Diocesano, terzo incontro preparatorio nel Seminario Vescovile di Arezzo, questa volta con Monsignor Paolo Sartor. Andiamo a vedere com'è andata. Terzo incontro di preparazione al Sinodo Diocesano con la riflessione di Monsignor Paolo Sartor, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Tema dell'incontro, comunione e servizio nella comunità, quali elementi essenziali per costruire una comunità cristiana. Una riflessione intensa e stimolante sul significato di comunità e di impegno personale per edificarla e renderla sempre più coesa e forte, partendo dall'esperienza proposta alla nostra Chiesa diocesana di vivere appieno questo momento di grazia che è il Sinodo. Il Sinodo non è il volume che magari a un certo punto farete con alcune decisioni, costituzioni, legislazioni. Certamente immagino ci sarà, ma quello è quasi il punto di vista, come dire, concreto, utile per un confronto, per misurarsi tutti, per verificarsi, per dire abbiamo insieme valutato, c'è la conferma autoritativa del Vescovo, ci riconosciamo qui, facciamo un tratto di strada e possiamo anche averlo in una forma in cui ci riconosciamo. Ma se non vedo male, il Sinodo è il cammino, come dice la parola, come vi ha spiegato Enzo Bianchi in particolare, no? Il cammino, il fare strada, cammino che appunto non comincia oggi, non comincia con questa iniziativa del vostro Vescovo, si ricollega alla sua visita pastorale, a quello che lui ha tentato di fare in questi anni con voi, non da solo, a quello che è il ministero dei Vescovi che l'hanno preceduto, almeno se vogliamo appunto un'indicazione temporale evocativa da questi 82 anni in cui non si è celebrato un sinodo, quindi rappresentano effettivamente un momento nel quale, non per amore di novità per la novità, ma in 82 anni non c'è chi non veda come quante cose siano capitate, non dico nel mondo, non dico ad Arezzo che purtroppo conosco poco, Cortona e San Sepolcro, ma pensiamo anche solo alla Chiesa Universale in 82 anni. Ecco, Monsignor Paolo Sartor ha citato la visita pastorale che l'Arcivescovo Riccardo Fontana sta realizzando nella nostra diocesi e proprio di visita pastorale parliamo adesso con l'apertura nella zona pastorale del Senese, della visita pastorale che si è svolta con la messa celebrata dall'Arcivescovo Riccardo Fontana a Castelnuovo Berardenga. Ha preso il via con la messa nella propositura dei Santi Clemente e Giusto a Castelnuovo per Ardenga la visita pastorale dell'Arcivescovo Riccardo Fontana nel Vicariato Senese. Un cammino che durerà per quasi tutto il mese di marzo e che porterà il presule nelle diverse località del territorio. Rapolano Terme, San Regolo, Gaiole in Chianti, Monti in Chianti, San Gusmè, Lecchi in Chianti, Serre di Rapolano e Farnetella. Di particolare interesse e curiosità sarà la visita in programma venerdì 10 marzo alle 9 di mattina ad alcune chiese della zona. Badia d'Ombrone e il Monastero d'Ombrone, Guistrigona, Pieve Apacina, Villa Sesta e San Felice. Monsignor Riccardo Fontana durante l'omelia si è concentrato sul significato del tempo di Quaresima come itinerario di liberazione del cristiano dalla schiavitù del peccato, dove dobbiamo cercare di mettere da parte l'uomo vecchio e tramite la preghiera e l'ascolto della parola di Dio arrivare alla conversione del cuore. Siamo liberati dalla forza dello Spirito Santo. Il popolo di Dio, Israele antico, prese coscienza di essere un popolo nel cammino di liberazione. La Quaresima è in qualche modo immagine della vita. 40 anni nel deserto come 40 giorni Gesù tentato dal Satana nel deserto
come noi 40 giorni di qui a Pasqua. La visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana nel vicariato senese terminerà domenica 26 marzo alle 17 con la stazione quaresimale e la messa conclusiva nella chiesa di Serre di Rapolano. E adesso ci spostiamo in provincia di Pisa, a San Miniato, dove 7 regioni hanno chiesto l'ingresso della Via Francigena nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Toscana, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, insieme per ottenere l'inserimento della Via Francigena italiana nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo l'auspicio degli assessori regionali che sabato 4 marzo a San Miniato in provincia di Pisa, al termine del convegno La Via Francigena e i Cammini, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per candidare la Via Francigena al prestigioso riconoscimento internazionale dell'UNESCO. Per noi questo è un momento storico sia sotto il profilo del turismo ma anche sotto il profilo della cultura, perché naturalmente nel nostro Piemonte la Via Francigena attraversa dei territori culturalmente molto interessanti. Anche la Lombardia partecipa convintamente e da tempo siamo impegnati a valorizzare il tratto lombardo della Via Francigena che riguarda le province di Lodi e Pavia, quindi già da tempo abbiamo messo in campo diversi interventi. Questo è un passaggio fondamentale perché ci permette di fare un lavoro tutti insieme. Per noi aderire al protocollo d'intesa per la candidatura UNESCO rappresenta davvero un passo importante anche dal punto di vista politico. Stiamo investendo molto sui tratti della Francigena che attraversano i nostri territori, in particolare le province di Parma e di Piacenza. Abbiamo fatto investimenti importanti anche ad esempio per l'acquisizione di barche che trasportano i pellegrini dalla sponda lombarda alla sponda emiliana del fiume Po. Negli anni come regione abbiamo cercato di investire molto su questo percorso che poi si è rivelato un investimento produttivo soprattutto dal punto di vista turistico e quindi delle ricadute economiche che hanno avuto sul territorio. Ma è importante anche questa sinergia rinnovata tra regioni. Un racconto nuovo costruito su un cammino lento, l'occasione di mostrare nelle nostre regioni le parti più minute, più nascoste e forse più preziose, quelle che sono meno note ma che possono tanto raccontare, tanto stimolare dell'attrattività, della storia delle nostre comunità. 7 regioni impegnate quindi a lavorare assieme all'insegna di un comune fil rouge, la cultura. È un elemento che caratterizza tutti i territori d'Italia, ma io credo che oggi quello che è davvero importante è questa volontà di 7 regioni italiane di lavorare insieme. Un avviso di criticità regionale per codice arancione giallo per pioggia e vento scatterà dalle 20 di oggi fino alle 17 di martedì 7 marzo. L'avviso interessa le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Ad emetterlo il centro funzionale della regione Toscana in vista della nuova perturbazione che con forti venti dai quadranti occidentali attraverserà tutto il territorio regionale. La protezione civile raccomanda di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e delle zone depresse come sottopassi stradali e zone di bonifica. Sulle strade prestare attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti nei tratti montani esposti a frane, caduta massi e vicino ai corsi d'acqua o altri tratti soggetti ad allagamento. Adesso veniamo all'amianto, in via Malpighi, la petizione approda al Consiglio Comunale di Arezzo, il comitato si passi dalle parole ai fatti. La questione che riguarda l'amianto in via Malpighi dopo la petizione popolare è approdata oggi in Consiglio Comunale. Quali sono le vostre considerazioni sull'iter, diciamo, di questa petizione? Qual è la risposta che avete ricevuto qui a Palazzo Cavallo? Quindi grazie alle quelle 4.300 firme dei nostri concittadini ci hanno permesso di portare all'attenzione in questa città il problema amianto, che parte da quell'evento particolare di via Malpighi ma è una questione che poi attanaglia un po' tutta la città. Quindi oggi nella nostra petizione c'è la rimozione del tetto di via Malpighi ma c'è anche un monitoraggio negli impianti
in tutte le strutture, partendo dalle strutture pubbliche, e quindi il primo cittadino ha preso a cuore questa questione e l'ha portato oggi in un consiglio comunale. Noi auspichiamo che il consiglio l'approvi a stragrande maggioranza, se non in maniera unanime, visto che è un problema di tutta la città. Per quello che riguarda concretamente invece la sistemazione della zona di via Malpighi, a che punto siamo? Per la sistemazione credo che oggi il Consiglio deciderà anche sotto questo aspetto. Io mi auspico che si inizi dalle parole a passare ai fatti, incominciare a togliere sia il tetto, l'amianto, che all'interno delle abitazioni, che lì ce l'abbiamo anche all'interno. A 50 anni dalla sua morte, la figura di Don Lorenzo Milani sarà al centro di un momento di riflessione promosso dalla parrocchia della Santissima Annunziata di Arezzo in collaborazione con la libreria San Paolo. Venerdì 10 marzo alle 17:30 nella sala parrocchiale in via Garibaldi verrà presentato il volume Processo all'obbedienza, la vera storia di Don Milani, alla presenza dell'autore Mario Lancisi. Ad introdurre l'incontro sarà Luigi Capecci. Il giornalista Andrea Scanzi riceve il premio Civitas Arezzi. Troppo spesso questa città si dimentica di essere straordinaria. Non potevano che essere le chiarine e i tamburi della giostra del Saracino a salutare la consegna del premio Civitas Arezzi ad Andrea Scanzi. Il giornalista e scrittore aretino ha ricevuto l'onorificenza dal sindaco Alessandro Ghinelli e dall'assessore Marcello Comanducci nel corso della tradizionale cerimonia nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Andrea Scanzi, si legge nella motivazione del riconoscimento, con la sua continua opera professionale non dimentica la sua città, anzi la rende partecipe e protagonista della sua carriera in modo tale da diventare un naturale ambasciatore della propria terra. Sono molto emozionato, orgoglioso e anche un po' commosso, ha dichiarato il giornalista ricevendo il premio. È un premio per me importantissimo perché davanti a me ho le persone che mi hanno visto nascere, crescere, perché arriva dalla mia città e arriva da una giunta che ha avuto fiducia in me al punto tale da ritenermi ambasciatore di questa straordinaria città che spesso, come ha lasciato intuire il sindaco, non si ricorda di essere così bella, così straordinaria. Reduce dal grande successo del Passioni Festival, di cui è direttore artistico e che sabato lo ha visto sul palco del Teatro Petrarca insieme a Carlo Verdone, Scanzi ha ambientato ad Arezzo il suo ultimo romanzo, I migliori di noi. Se riuscirò a raccontare quanto è bella questa terra, sarà una grande fortuna, ha commentato l'autore. Giunto alla sua 14ª edizione, il premio Civitas Arezzi è nato per rendere omaggio alla memoria di Monsignor Angelo Tafi e viene assegnato ogni anno alle personalità o alle istituzioni che con la propria attività contribuiscono a divulgare la conoscenza del patrimonio storico e culturale di Arezzo. Il Calcit di Arezzo comunica che nel Mercatino dei Ragazzi, edizione scuole, svoltosi nel fine settimana al centro Arezzo Fiere Congressi, è stato raggiunto l'incasso di 27.200 euro. La manifestazione, recita una nota del Calcit, ha avuto il contributo di numerose scuole della provincia con la presenza di tanti ragazzi assistiti da insegnanti e genitori. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.